Con Catello Masullo del Cinecircolo Romano per presentare la 16ª edizione del Premio Cinema Giovane e Festival delle Opere Prime a Roma, Cinema Caravaggio, dal 12 al 14 ottobre 2020. Ben trovato. Bene, grazie, grazie per l'ospitalità, con molto piacere. Premio Cinema Giovane, per chi non lo conoscesse, cos'è? Il Premio Cinema Giovane è il primo, peraltro, quindi diciamo rivendichiamo questo diritto di festival strutturato esclusivamente per valorizzare i film di esordio del cinema italiano. Ecco perché il Premio Cinema Giovane è Festival delle Opere Prime, perché i film che noi selezioniamo ogni anno sono le opere di esordio. Siamo arrivati alla 16ª edizione, naturalmente il festival è molto cresciuto, è diventato un riferimento assoluto a livello nazionale per le opere prime. La nostra giuria, comitato di selezione, che è formato da esperti nazionali e internazionali di cinema, seleziona nell'anno solare precedente quello della manifestazione, quindi nel caso di specie nel 2019, le migliori 10 opere prime e le mette le prime tre in concorso che concorrono al voto del pubblico che assegna il primo premio, il premio Cinema Giovane. Tutte le 10 opere invece concorrono per i vari premi tecnici: migliore regia, migliore sceneggiatura, migliore attore, migliore regista, montaggio e tutti i premi tecnici, le musiche, eccetera, miglior produttore e così via. Queste opere di esordio nei primi anni di selezione erano 20-25 l'anno, poi sono cresciute molto fino a superare i 50. I tre film in concorso sono Bangla di Fahim Buyan, poi Il Grande Sasso, che è l'esordio della regia del grande attore e sceneggiatore Giorgio Tirabbazzi, e Mio fratello Rincorre i dinosauri di Stefano Cipriani. Gli altri film li ricordo molto rapidamente: Detective per caso di Giorgio Romano, Mamma più mamma di Carlo Di Tommaso, L'uomo senza gravità di Marco Bonfanti, Il campione di Leonardo D'Agostini, Drive Me Home di Simone Catania, Sole di Carlo Sironi e ultimo ma non ultimo, 5, Il numero perfetto di Igor, che è appunto l'esordio della regia di questo grandissimo artista, musicista, soprattutto. Infatti il film è tratto proprio dalla sua omonima graphic novel di maggior successo, 5, Il numero perfetto di Igor. Come saranno strutturate le 3 giornate? I tre film in concorso li proiettiamo due volte, sia in matinée per gli studenti del programma di educazione al cinema d'autore, che accompagna ormai praticamente da sempre il Festival delle Opere Prime, e anche per i ragazzi, sempre delle scuole superiori, con le quali abbiamo un'alternanza scuola-lavoro che il Cinecircolo prepara alla professione di critico cinematografico. È un corso che dura tutto l'anno scolastico, quindi queste persone sono già formate e sono infatti chiamate poi entro la giornata, come dei veri giornalisti, a scrivere la loro critica del film che vedono in matinée e naturalmente concorrono al premio per la migliore recensione, che sarà conferito sia alla scuola di appartenenza sia al ragazzo o ragazza che abbia naturalmente scritto la critica, la serata di premiazione che si terrà mercoledì 14 ottobre alle ore 21 precise, sempre al Cinema Caravaggio. I ragazzi sono già preparati anche a condurre delle interviste, intervengono sempre i registi o gli artisti, gli sceneggiatori, eccetera, i quali chiacchiereranno la mattina, appunto, subiranno, tra virgolette, l'intervista di questi giovanissimi giornalisti in erba. Nel pomeriggio invece le tre opere vengono proiettate anche per il pubblico adulto e anche in quell'occasione ci sarà l'intervento dei registi che questa volta naturalmente potranno interloquire con il pubblico adulto. I film sono 10 in tutto, quindi il lunedì ce ne saranno addirittura ben 4, poi 3 il martedì e 3 il mercoledì, sempre con la proiezione la mattina per gli studenti, il pomeriggio naturalmente per gli adulti, con la conclusione con la cerimonia di premiazione dove interverranno tutti gli artisti e in genere è tradizione, ci sarà presente il vincitore dell'edizione precedente, cioè sarà lui personalmente che trasferirà il Premio Cinema Giovane propriamente detto al nuovo vincitore. Peraltro devo dire che quest'anno il trofeo è anche molto più ricercato. Quest'anno abbiamo voluto fare le cose un po' più in grande, abbiamo costruito un vero e proprio trofeo realizzato da un artista, Luigina Rec, è un esemplare unico, un pezzo d'arte. In chiusura, per tutti i riferimenti sul web, dove si può cercare? Basta scrivere Premio Cinema Giovane, Premio Cinema Giovane prima, oppure
www.cinecircoloromano.it, ci sono la email e c'è il numero di telefono anche per fare le prenotazioni, che ricordo sono obbligatorie. Abbiamo la sicurezza assoluta perché il cinema Caravaggio è dotato veramente di tutte le sanificazioni, distanziamenti possibili, ha delle poltrone molto larghe, delle file molto distanziate, e abbiamo anche ottenuto in particolare anche una sanificazione con vapore ad alta temperatura ad ogni spettacolo. Tutto è nel più rigoroso rispetto delle norme e noi abbiamo fatto proiezione da quando è stato possibile riaprire per tutto giugno, tutto luglio, tutto il mese di settembre, e quindi nella più assoluta tranquillità non abbiamo avuto nessun tipo di problema, per cui noi non facciamo altro che portare avanti il nostro slogan, che è quello che ovviamente il buon cinema sia sempre con noi, facciamo di tutto perché questo avvenga. 16ª edizione del Premio Cinema Giovane, Festival delle Opere Prime a Roma, Cinema Caravaggio, dal 12 al 14 ottobre 2020. Un saluto e un ringraziamento a Catello Masullo del Cinecircolo Romano. Un abbraccio, di in bocca al lupo e a presto.